Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi è martedì 11 ottobre e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto lavoro e politica regionale ai microfoni di Molise TV l'esponente dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Ricordiamo che oggi andrà in diretta durante la nostra edizione del nostro telegiornale anche la seconda parte dell'intervista. E poi idea, identità e azione presentate nella Sala dei Maestri del Commercio della provincia di Campobasso le nuove iniziative del movimento politico. Responsabile regionale Maurizio Tiberio, che ha dichiarato essere innovativi vuol dire essere generosi. E poi diritto alla sicurezza sul lavoro, troppi passi indietro sulla prevenzione, sulla tutela per le categorie protette e l'inclusione sociale. Allarmanti infatti i dati diffusi per quanto riguarda la morte e l'aumento della morte dei casi di morte sui luoghi di lavoro. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. Anche in questo caso in risalto parliamo di lavoro, gamma Amadori in calza, tempi brevi per l'avicola. In attesa di conoscere il provvedimento finale del giudice sulla battaglia Dasco Amadori nella procedura competitiva per l'acquisto della filiera avicola molisana, il colosso emiliano interviene e auspica tempi celeri per l'aggiudicazione, certi che in Molise possiamo realizzare un importante progetto. In attesa dunque della decisione del giudice si fa sentire il colosso emiliano pronti per un progetto industriale importante. Nel taglio alto area di crisi scaduto ieri a mezzogiorno il termine per le manifestazioni di interesse. Sono scaduti ieri a mezzogiorno i termini per presentare le manifestazioni di interesse ad investire nell'area industriale molisana di Venafro, Campochiaro, Boiano, Veneziale, Cautamente, Ottimisti. E ancora nel taglio alto l'indagine apprende Apprendisti e artigiani, crollo in Molise. Poi un altro rapporto, in questo caso di Coldiretti, sovrappeso maschi molisani in vetta. Parliamo ancora di lavoro, a centropagina, avvertenza zuccherificio. La parola passa al Consiglio regionale, area di crisi semplice, ricollocazione degli operai dello zuccherificio al prossimo Consiglio regionale del 18 ottobre. L'obiettivo è salvaguardare i 70 lavoratori. Nel taglio basso, Venafro affitta case vacanza fantasma, scoperto l'imbroglio. E poi San Pietro Avellana affronta la vicina di casa e impugna un coltello. Campobasso, scuola di via Leopardi, genitori non mollano la presa e Isernia utilizzano disabile in carrozzina per compiere furti. Ancora cronaca, giovane di San Martino arrestato per tentata rapina. Passiamo adesso allo sport, Serie D, l'Agnonese mantiene la vetta e la condivide con la Vastese. Lupi, Medure e Kimpala fanno la differenza in campo. Continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie di Primo Piano Molise. A centropagina ex Arena, Amadori fa sul serio, abbiamo un solido piano industriale, il gruppo di Cesena scopre le carte, puntiamo alla crescita dell'azienda e del territorio, impugna la prelazione di Dasco, entrambi hanno risposto alla call per l'area di crisi. Intanto Boccardo svela le cifre sul distretto Campochiaro-Venafro, buon risultato, circa 750 manifestazioni di interesse. Nel taglio alto, caos a Montaquila, i nostri bimbi ammassati come bestie, mamme sul piede di guerra, tensione all'istituto di Masseriella Corte dopo la decisione del sindaco di accorpare la materna di Rocca Ravindola con elementari e medie, scolari a casa per protesta, oggi vertice in prefettura. E Campobasso, via Leopardi, genitori chiamano in causa Battista, pretendiamo chiarezza. Ancora Campobasso, da città giardino a città dei supermercati, arriva pure il
Lidl. L'offerta della grande distribuzione si amplia all'ennesimo punto vendita, atterrerà in contrada Colle delle Api tra il Pianeta e l'Iperfamila di Monforte. E poi zuccherificio, lavoratori da 2 settimane in presidio e del 14° bando di vendita non c'è ancora traccia. Nel taglio basso centrodestra il movimento di Quagliariello stoppa Iorio, basta fughe in avanti, e Isernia trasloco l'Umaca degli uffici regionali in via Berta. Da 4 mesi i molisani pagano 2 canoni. E poi legalità e istituzioni, salgono in cattedra il presidente del Senato e il dottor Sottile. Pietro Grasso e Giuliano Amato incontreranno 1.500 studenti il 18 e il 25 ottobre. Vediamo adesso insieme le notizie sportive. Serie D, Agnone, retroscena da primato, Marco Vecchio scettico su Del Grosso, è stata la mossa vincente. Partiti intanto i lavori al Civitelle. Campobasso, Sudante, Novelli fa bene a pungolarci, volevo sbloccarmi. Motori, Emanuele traccia il bilancio stagionale, Iacampo secondo oro. Passiamo adesso invece alle notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto, indagine Coldiretti sull'obesità, i maschi molisani al primo posto fra gli oversize del bel paese. E poi Campobasso, gli studenti incontrano le istituzioni, ulteriore tegola sulle imprese edili, dal 1° gennaio arriva la tassa sui licenziamenti. Ancora una notizia di attualità, l'innovazione come strada verso il cambiamento. E poi ancora Campobasso, Molise Startup Cup 2016, premio all'Associazione Ex Consiglieri Regionali e attualità, ricerche Neuromed al Congresso Internazionale della Società per le Neuroscienze Applicate. Isernia, la scuola calcio a 5 CUS Molise, progettualità e prospettive di Massimiliano Marsella. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali e vediamo insieme la prima pagina della Repubblica, che titola con la minoranza PD, votiamo no. Renzi alla direzione del partito, sono pronto a rivedere l'Italicum ma dopo il referendum, l'ombra della scissione, speranza, strappo enorme, Cuperlo pronto a dimettersi da deputato. E poi a centropagina la storia del terrorista catturato dai profughi. Proseguiamo il nostro appuntamento con le notizie del Fatto Quotidiano. La prima pagina del Fatto Quotidiano è completamente dedicata al quesito del prossimo 4 dicembre sul referendum costituzionale. Leggiamo dunque il referendum, il quesito tradotto in italiano. Approvate il testo della legge costituzionale concernente l'abolizione delle elezioni per il Senato, che sarà composto da sindaci e consiglieri regionali nominati dai consigli regionali, cioè dai partiti all'insaputa degli elettori incaricati di legislare. Legiferare in barba alla sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione, sì o no? Vediamo adesso insieme le notizie di Libero. In risalto, rissa da bettola nel PD, grande confusione tra riforme costituzionali e legge elettorale, Renzi fa un'offerta alla minoranza ma gli dicono no. La gente non capisce più niente e voterà a capocchia, la sinistra userà il suffragio per regolare i conti al suo interno, chi ha ragione? Il referendum della discordia. E poi il cretino ha colpito ancora, arrestato Fabrizio Corona, nel taglio basso, piano finlandese per mollare l'euro, la moneta unica non regge più. Vediamo adesso insieme le notizie di Avvenire. A centropagina, cambia l'Italicum, non la lotta nel PD, Renzi apre ma la minoranza del no resiste, alla direzione passa la mozione per una modifica della legge elettorale, il Premier riforma costituzionale più importante dell'unità. E poi dare cittadinanza all'innovazione, inchiesta 10 progetti per il rilancio tecnologico italiano. E adesso lo sport, vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport. Centropagina, il segreto della Juve, da Branescu a Sensi, da Leali fino a Gans, in prestito sognando la maglia bianconera, in ala stella e Lirola, strappato al Barca e City ora a Sassuolo, tanti portieri all'estero. Ecco i 50 giocatori controllati in tutta Europa. Nel taglio alto, Ciclone e Maradona, Higuain ha sbagliato, io non avrei mai lasciato
lasciato il Napoli, Agnelli offrì 100 miliardi per me, potrei giocare ancora. E Totti è un gigante, 40 giocatori di A non fanno uno come lui, può continuare anche fino a 50 anni. Sabato al San Paolo vincerà lo spettacolo, gli azzurri sono favoriti, Ibra colleziona maglie, Icardi è un traditore. L'argentino in campo domani nella partita della pace. Nel taglio laterale Milan blitz a Londra, Fabregas nel mirino e poi Inter Berardi, l'operazione può decollare. Nel taglio basso Immobile stella d'Italia, dico grazie alla Lazio, nel club e in nazionale sento una grande stima, parla l'attaccante decisivo in Macedonia. E poi via all'edicola di Fiorello anche Ventura nello show, ma al posto del CT al telefono c'è l'imitatrice di Simona, è partita la grande, la nuova edizione. Ancora a sport, vediamo insieme la prima pagina della Gazzetta dello Sport che titola con Tango e Fango. Diego, sono a Roma per i bambini, non parlo dei traditori. Mauro ormai fa solo figuracce, non è esempio per nessuno. Maradona contro Icardi. Nel taglio alto Ancelotti in cattedra, per me Allegri niente sarà facile. Ventura creda in Verratti leader. E poi in Milan vi svegliamo il nuovo CDA, il consiglio sarà misto con Fassone anche tre italiani. In attesa del closing coi cinesi prende forma il progetto. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata, arrivederci. Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per martedì 11 ottobre. Le nostre regioni sud-orientali continueranno a subire gli effetti di una circolazione instabile, responsabile di piogge intermittenti sparse irregolarmente tra Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in generale diminuzione sia nei valori massimi che nei minimi, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 5, massima 10, Isernia 9-14 e Termoli 13-16. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.